Amici e amiche carissimi, buonasera, buonanotte. Questa sera ci fa compagnia una bella storia che ha per titolo Il miracolo del Pozzo e. Ed è come eh, le altre storie delle precedenti sere, tratta dal volume di Giorgio Dressing, La luce nella lanterna. Rimando ai titoli di coda le indicazioni per poter eh, recuperare in libreria o ordinare via internet questo interessante e davvero bel volume. Che a me è stato inviato attraverso internet. Il file mi è stato inviato dal dottor Mario Rizzi. Bene, e, Vediamo che cosa ci racconta questa storia. Nel tempo in cui Maria, Giuseppe e il loro asinello camminavano in direzione di Betlemme, non esistevano ancora i rubinetti. Beh, è ovvio, no? Quelli sono molto più recenti. E per questo motivo le donne, soprattutto le giovinette, prendevano le loro anfore e andavano ad attingere l'acqua alla fonte. Vi si trovavano anche per fare due chiacchiere, perché no? La fonte era un luogo eh, d'incontro, il luogo in cui si scambiavano anche le ultime notizie. Bene, quella sera la giovane Ruth prese l'anfora per andare alla fonte e, non appena uscì di casa, fu abbagliata dalla luce intensa di una stella. Quella stella era di un tale splendore che tutte le altre stelle e la luna stessa impallidivano al suo confronto. Ruth, stupefatta, restò immobile sul posto. Non riusciva a staccare gli occhi da quella stella sfavillante. Dimenticò persino che, eh, ora, che ora era e quel che doveva fare. Quale messaggio annunziava quell'altro scintillante, si domandava Ruth. Il freddo intanto le mordeva le dita e la riportò alla realtà. Afferrò l'anfora e si diresse rapidamente verso la fonte. Lì non c'era più nessuno. Tutti erano rientrati a casa e allora Ruth, l'esta, eh, appese l'anfora alla catena, eh, ma si attardò di nuovo. La stella si rifletteva sul fondo del pozzo e l'acqua brillava come oro. La giovane meravigliata mormorò, che bagliore scintillante. Se soltanto mia nonna potesse vederlo. Ma la nonna stava seduta in casa nella sua poltrona e le sue gambe indebolite dall'età non la sostenevano più. Rotta allora lasciò scivolare con prudenza l'anfora nel fondo del pozzo per non turbare l'acqua. Quando la risalì, la giovane si meravigliò una volta di più, giacché l'acqua nell'anfora brillava anch'essa come oro. Immerse la punta del dito e l'assaggiò. La l'acqua aveva lo stesso gusto di sempre. Allora Ruta afferrò l'anfora e tornò rapidamente a casa. Appena aprì la porta gridò: Nonna, nonna, guarda cosa ti ho portato! E le fece rimirare l'acqua che scintillava come oro puro. Guarda, ha conservato lo splendore della stella affinché anche tu potessi vederlo! La vecchia donna osservò l'acqua pensosamente e disse: Che cos'è questa luce che si mette a brillare sul mondo e per cui l'acqua pura ama conservarne lo splendore? Mm. Poi, volgendosi verso Lutta, aggiunse: Ecco, ne vedo persino il riflesso nei tuoi occhi. Conservala preziosamente. La notizia dell'acqua d'oro si diffuse rapidamente e tutti venivano ad attingerne. Veniva attinta in gran quantità, ma l'acqua d'oro non si esauriva. Conservò il suo splendore fino, fino, fino a quando veramente? Volete saperlo? Beh, semplicemente fino al giorno in cui il bambino Gesù nacque a Betlemme. Perché? E perché da lui, da allora è lui che si è messo a illuminare il mondo con la sua luce. Bella vera questa storia, eh? davvero eh, intensa e eh, rasserenante. È una storia stracolma di eh, fantasia e a noi un po' di fantasia non dispiace perché, perché la fantasia è un dono di Dio e se messo al servizio dei fratelli acquista un valore ancora più grande, ancora più immenso, ancora più bello. Questa storia ci insegna anche a conservare il cuore puro e generoso per saper accogliere tutti i doni di Dio, anche il più piccolo. Anche quello che può apparire il più insignificante, e poterli poi condividere con gioia e generosità con i fratelli, specialmente con quelli soli, con quelli ammalati, ai quali faremo bene a far visita un po' più spesso e non solo ora che è Natale. Bene, fratelli e sorelle, che dirvi? Chiediamo a Dio la sua benedizione e auguriamoci tutti di cuore buonanotte